Consiglio regionale, risparmi per 6,7 milioni. Legge sul turismo, inizia l'esame in aula. Difensore civico, nel 2015 quasi 3.000 segnalazioni. In apertura della seduta del 28 giugno, il Consiglio regionale ha commemorato Nereo Croso, ex consigliere regionale e già presidente della provincia di Vercelli, recentemente scomparso. In mattinata il difensore civico ha svolto la sua relazione annuale, sulla quale si è aperto il dibattito. L'Assemblea ha poi approvato il rendiconto 2015 del Consiglio e la nomina dei componenti del Comitato regionale di gestione del Fondo speciale per il volontariato. Nel pomeriggio è iniziato l'esame del disegno di legge in materia di turismo. In copertina! Il Consiglio regionale ha approvato il 28 giugno il rendiconto finanziario 2015 che si chiude con un risparmio di 6,7 milioni. Ancora maggiori sono stati i risparmi negli ultimi 5 anni. Il costo dell'assemblea è infatti passato dai 76 milioni del 2011 agli attuali 51,3 milioni, tagliando il 62% della spesa per affitto dei locali e noleggio di auto, il 34% per l'acquisto di beni e servizi, il 31% di costi del personale e della comunicazione e il 19% di spese per trasferimenti, consulenze e convegni. È iniziato il 28 giugno nell'aula di Palazzo Lascaris l'esame della nuova legge sul turismo. Due le principali novità: la creazione di DMO Turismo Piemonte, dalla fusione tra Sviluppo Piemonte Turismo e IMA, Istituto per il Marketing dei Prodotti Agroalimentari, e la riorganizzazione delle aziende turistiche locali, trasformate in società consortili a responsabilità limitata. Previsto inoltre un osservatorio turistico con compiti di raccolta, analisi ed elaborazione dati. Disegno di legge 187 è un disegno di legge fondamentale perché riorganizza il settore turistico della nostra regione e mira quindi a intercettare al meglio il trend di sviluppo del turismo in Europa e in particolare in Piemonte, che in questi anni è cresciuto del 5% all'anno ed è diventata una vera e propria attività industriale e produttiva della nostra regione. Questo disegno di legge in sintesi mira a riorganizzare il settore delle ATL e ponendo un'agenzia turistica chiamata DMO al di sopra, che le coordina e le organizza, nell'ottica di rendere un servizio più efficace e più efficiente al nostro territorio e quindi di promuoverlo al meglio nel mondo e in Europa. Abbiamo evidenziato fin da subito tutti i limiti di questo disegno di legge, lavorando in commissione in modo propositivo attraverso emendamenti. Il testo, a nostro avviso, non coinvolge sufficientemente gli operatori privati e rischia di creare un danno proprio a tutti coloro che cercano di fare economia sul turismo. A nostro avviso questa legge non ha una programmazione sufficientemente di lungo respiro e crediamo che possa facilitare un uso eccessivamente discrezionale delle risorse regionali. Nel corso del 2015 sono giunte al difensore civico regionale 2.850 segnalazioni di cittadini riguardanti diverse tematiche. E quanto emerso dalla relazione dell'avvocato Augusto Fierro, presentata al Consiglio regionale nella seduta del 28 giugno. Il maggior numero delle pratiche ha riguardato il settore dei servizi alla persona e delle opposizioni alle dimissioni ospedaliere, della previdenza sociale, dell'assistenza e dell'inquinamento ambientale, acustico ed elettromagnetico. Mi sono occupato della problematica del TSO e ho avuto un'interlocuzione con gli uffici della regione che di quelle problematiche si occupano, che spero possa portare dei risultati positivi. Mi sono occupato delle tematiche della contenzione degli anziani ricoverati, soggetti deboli che pur a volte sono in balia di trattamenti non commendevoli. Sottolineo la necessità di dare applicazione alla legge quadro sulla tutela dei disabili, che prevede la costituzione di parte civile del difensore civico nei processi che vedono persone offese e soggetti disabili.